Il giorno 8 maggio 1999, presso il Centro Gesù Liberatore, ci fu un'irruzione improvvisa di un canto potente che sfuggì sul momento all'attenzione di quasi tutti gli ascoltatori, ma che fu registrato nella cassetta. L'irruzione si verificò nel momento in cui il celebrante esortava l'assemblea a fare eco al canto in lingue che egli aveva intonato. Infatti, la visione di schiere di angeli fu avvertita da parecchie persone, ma il canto fu sentito soltanto da alcuni. Ascoltiamo adesso questo canto. Dopo la cena, allo stesso modo, presi il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Fate qual canto, popolo muto, aprite le labbra al Cristo Signore che è qui presente. Come avete notato e come abbiamo detto sopra, il canto si inserisce con una irruzione improvvisa di voci e di suoni che nessuno si aspetta, dopo che il celebrante invita l'assemblea a fare eco col canto in lingue. Si nota nel canto il cinguettio di uno stormo di uccelli che accompagnano tutta la consacrazione. È bene notare che questo canto degli uccelli è presente in altre celebrazioni dello stesso periodo. Gli uccelli assiepano l'altare. L'interferenza ha inizio col canto di una voce femminile, affiancata da altre voci e strumenti musicali.